Hola amigos, come stai? Tutto bene? Benvenute e benvenuti o bentornate e bentornati su Malartino. Nella scorsa puntata avevamo paragonato l'opera d'arte a un documento storico. Come però vi avevo anticipato per l'appunto nello scorso episodio, questo tipo di approccio, ovvero l'analisi del dettaglio, si ramifica in due sottogruppi. Uno più di stampo storiografico-filologico, che abbiamo già avuto il piacere di vedere, e un altro invece un po' più interessante, un po' più particolare. E che vedremo in questo episodio. Un artista, attraverso il suo genio, il suo estro creativo, può trasformare un dettaglio in un'arma potentissima con cui può stravolgere completamente le regole del gioco, ci può portare nel suo mondo di genio e sregolatezza, o come in questo caso addirittura compiere una vera e propria rivoluzione culturale. Per capire però ciò di cui sto parlando, beh, dovrete seguirmi per l'intera durata del video. E in particolare, grazie a potentissime tecnologie fornitemi dalla NASA, dalla CIA e dal mio padre spirituale Alberto Angela, il quale mi illumina anche in questa soleggiata giornata di novembre, compieremo una vera e propria spedizione nel tempo. Signore e signori, abbiamo compiuto quindi il nostro viaggio nel tempo grazie alle tecnologie avanzatissime di cui dispongo. Spero non abbiate sofferto il mal di mare durante il tragitto. Ci troviamo niente poco di meno che alla corte del re Filippo IV di Spagna e della sua consorte Marianna d'Asburgo. Se dovessimo dare una locazione temporale ancora più precisa, ci troviamo nel 1656, nel momento esatto in cui il maestro Diego Rodriguez De Silva y Velázquez, ah, ce l'ho fatta, l'ho azzeccata al primo giro, ha completato la sua più grande opera, la sua opera maestra, Las Meninas, ovvero le damigelle di corte. Allora, non vi faccio una scheda tecnica, quella ve la potete trovare benissimo su Wikipedia o da qualche altra parte. Contestualizziamo però velocemente dove ci troviamo e chi ci troviamo di fronte soprattutto. Allora, sicuramente la figura che spicca di più, che insomma salta più all'occhio, è questa dolcissima fanciulla, la quale è niente poco di meno. Quante volte sto ripetendo niente poco di meno? l'infanta Margarita, ovvero la primogenita di Filippo IV e Marianna d'Asburgo, la quale naturalmente non è da sola, come possiamo ben vedere, è accompagnata dalle sue damigelle di corte, che danno tra l'altro il nome al quadro. Eccole qua, questa fanciulla qui sulla sinistra, inginocchiata che le dà le più dirette attenzioni. Dai, risaltiamo anche lei, non facciamola sentire sola. Eccola qua, e un'altra invece con questo, come dire, questo inchino molto regale, molto elegante, che ci saluta, si inchina di fronte a noi. E assieme a loro c'è anche tutta un'altra serie di personaggi che fanno parte della corte spagnola. Ecco, però non stiamo ad approfondirli, perché quello che ci interessa sono i dettagli, sono i particolari che possono scatenare delle vere e proprie rivoluzioni culturali. E in particolare un personaggio che non ho ancora citato, ma che è fondamentale, ed è Rullo di tamburi, signore e signori, Velázquez stesso. Velázquez in un dipinto a sfondo regale, a sfondo aristocratico, decide di citarsi, di mettersi anche lui. Questo in sé per sé non è particolarmente inusuale, questo in sé per sé non è particolarmente rivoluzionario. Nel corso del tempo diversi artisti si sono autocitati all'interno delle proprie opere. Volete un altro esempio? Ma sì, dai, vi do sto altro esempio. La scuola di Atene di Raffaello, un affresco presente nei Musei Vaticani a Roma, il quale risale a circa un secolo e mezzo prima, se non sbaglio. E qui la scuola di Atene, appunto, che ritrae tutte le più grandi menti, tutti i più grandi filosofi e letterati illustri dell'età antica, beh, Raffaello fa un po' il come dire, fa un po' il bricconcello e decide di raffigurarsi egli stesso tra i grandi pensatori, tra i grandi letterati, qui in un angolo sulla destra, beh, possiamo vedere anche Raffaello. Eccolo qui. Oddio, ma cosa sto facendo? Cos'è questa cosa? No, 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 di nuovo, di nuovo. Ok. Eccolo qui. Questo è Raffaello. Anche lui comparsa
tra i più grandi illustri, tra i più grandi pensatori dell'età antica. E in realtà Onor del Vero non è l'unico, non è l'unico che si cita, non è l'unico citato all'interno del quadro. Vediamo subito chi sono gli altri. Allora, in questo affresco piuttosto vediamo al centro i due forse più grandi esponenti della filosofia greca, Platone da una parte e Aristotele dall'altro. Quelli un po' più, come dire, svegli, diciamo così, di mente, o magari anche un po' più studiati, che conoscono, hanno visto attraverso la scuola, insomma, e le lezioni, la scuola di Atene di Raffaello, beh, sanno già che Platone non è semplicemente Platone. Platone è anche Leonardo da Vinci. Raffaello decide quindi di citare un suo contemporaneo, un suo collega, con le sembianze del grande filosofo. Questa cosa è meravigliosa, perché gli dà anche uno status symbol. E assieme a lui ci sono ad esempio anche un grande letterato del XV secolo, Baldassarre Castiglione, qui vicino a Raffaello. Chi è Baldassarre Castiglione? Beh, come ho già detto, un letterato ed è l'autore de Il Cortegiano, una sorta di trattato che spiega, insomma, come ci si debba comportare a corte. E ha le sembianze di Zoroastro, profeta del VII o VI secolo avanti Cristo, adesso non me lo ricordo, me lo dovrò andare a rivedere, che insomma ha portato nell'altopiano iranico, in tutta l'Asia centrale, la religione mazdeista, la religione zoroastriana, da cui insomma deriva il suo nome, che è stata la religione fondamentale e ufficiale di quelle zone fino a sostanzialmente l'avvento della cultura islamica, dell'islamismo. L'ultimo, the last but not the least, abbiamo un altro collega di Raffaello stesso, è anche di Leonardo da Vinci, con sottomentite spoglie con le spoglie di Eraclito, del filosofo Eraclito. Qui possiamo vedere invece Michelangelo, il quale è particolare, perché viene riprodotto, viene insomma affrescato con un paio di stivalozzi, un paio di stivali, i quali sono del tutto anacronistici. Sicuramente nell'epoca antica non si portavano degli stivali del genere, però perché Raffaello decide di ritrarlo in questa maniera? Beh, qua entriamo un po' nel pettegolezzo, in realtà entriamo un po' nel gossip, però dai, visto che ci siamo, perché no? Gira voce che nonostante Michelangelo fosse molto ricco, perché insomma era molto conosciuto per le sue capacità tecniche meravigliose, fantastiche, questo gli aveva permesso di arricchirsi non poco, beh, era anche parecchio taccagno, non voleva spendere una lira per dei vestiti nuovi. Si dice che gli stivali che aveva indosso non se li toglieva fino a quando non li aveva consumati, cioè andava persino a dormire, e qui la conseguente puzza dei piedi, il fetore dei piedi. E quindi Raffaello, per prenderlo in giro, insomma, lo raffigura all'interno della scuola di Atene, tra tutti i più grandi filosofi e pensatori dell'età antica, dipinge un Michelangelo con le spoglie di Eraclito, ma con addosso degli stivali che non si toglie mai, e con i piedi probabilmente puzzolenti. Meraviglioso, meraviglioso. Va bene, basta divagare, abbiamo già perso troppo tempo. Torniamo sull'Asmeninas. Allora, dicevamo, Velázquez decide di autoritrarsi, il che in sé per sé non è così poi rivoluzionario. Cos'è che però è rivoluzionario? Cos'è che ci deve importare di questo di questa autocitazione di Velázquez? Beh, il fatto che decida di ritrarsi con una tavolozza, con un pennello e con un quadro, che ragazzi, per il periodo, per l'epoca, è tanta 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 roba. Il pittore veniva considerato alla stregua di un artigiano, di un mestierante, non tanto diverso in fondo da un non so, da un basaio, da un calzolaio o da un sarto. Quello che faceva era prettamente un lavoro manuale, non aveva nessuna valenza intellettuale. Qui Velázquez però fa una cosa straordinaria, sancisce una sorta di atto di emancipazione. Io mi trovo in un dipinto che vede come protagonisti coloro che fanno parte della corte e anche parte della famiglia reale, e mi dipingo nel mio stato di artista, nel mio stato di pittore. Questo
Ragazzi, segno uno spartiacque. Il 1656 è un anno di spartiacque, cioè un prima e un dopo, perché da questo momento il pittore non è solo tanto più pittore, ma proprio artista in senso stretto. Può utilizzare la propria mente, la propria creatività per dare vita a qualcosa di nuovo, e questo ha un valore. Lui lo sancisce, a onor del vero, però dobbiamo dire che questa cosa parte da molto tempo prima, direi da Giotto, quindi un tre secoli prima. Decisamente, ma non è l'unico dettaglio importante, non ci siamo ancora arrivati, non siamo arrivati ancora al succo della questione. Eh sì, perché noi effettivamente vediamo Velázquez dipingere, e chi sta dipingendo? Quali sono i protagonisti del suo quadro, questo che vediamo qui sulla sinistra? Perché quello che ci troviamo di fronte, sì, sono l'infanta Margherita e tutti, insomma, gli esponenti della corte spagnola. Ma a chi si sta riferendo? Chi sta guardando Velázquez? Facciamogli un bel primo piano. Non sono l'infanta Margherita e tutti gli esponenti della corte. Sono, o è... coloro, colui o colei a cui tutti stanno guardando. E chi è? Vediamo se ci arrivate. No? Bene, ve lo dico subito allora. Siamo noi. E chi guarda la rappresentazione? E chi sta guardando questo dipinto? La vera rivoluzione, la vera figata di questo quadro è il fatto che i protagonisti dell'opera d'arte non sono quelli rappresentati all'interno dell'opera, ma chi la sta guardando. E chi la sta guardando siamo noi. Chi sta ponendo in questo quadro, come dire, metafisico, in questo metaquadro, in questo quadro all'interno del quadro, siamo noi che la stiamo guardando. Velázquez in questo senso compie quella che viene definita, anche in filosofia kantiana, una rivoluzione copernicana. Velázquez mette non chi è rappresentato protagonista al centro dell'attenzione del quadro, ma chi lo sta guardando, e quindi noi. E con questo semplice e per nulla banale dettaglio, perché poi quando guardiamo il quadro, chi ci salta all'occhio, chi guardiamo alla fine sono l'infanta Margherita, tutti gli altri attori, tutte le altre comparse. Ma cavolo, ma questo dettaglio qui di Velázquez che sta dipingendo e dipinge chi sta guardando, e cioè noi che a sua volta lo guardiamo. E questa è la vera rivoluzione, e questo è il dettaglio che fa la differenza. Quindi quando andrete al Prado e lo vedrete, signori, avrete, penso, tutta un'altra prospettiva. E pensate che sia finita qui? Voi pensate che sia finita qui? No, non è finita qui. Fase di montaggio c'è stato qualche problema, e allora per rendere il più organico possibile la divulgazione di questi contenuti abbiamo deciso di spezzettare ulteriormente in due video, questo fin dove siamo arrivati e poi l'altro in cui termineremo. Insomma, vi spiegherò dove voglio andare a parare, e se non altro per scusarmi soprattutto nei vostri confronti, vi porterò analisi di altri dettagli particolari che riguardano un'altra opera, in questo caso il Cenacolo di Leonardo. Quindi se avete avuto modo di leggere o vedere il Codice da Vinci, rispolveratemi un po' le teorie complottistiche presenti, che è anche un po' tempo di teorie complottistiche, no? Quindi non è neanche troppo anacronistico, che magari possono esserci utili. Io vi scuso per il disagio, Trenitalia si scusa per il disagio, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!